Un accordo che è stato stipulato tra il Tribunale Italiani e l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, consente oggi rispetto al passato di poter finanziare l'intervento in asta e l'acquisizione di immobile. Questo accordo prevede che gli istituti di credito che hanno aderito, ma sono la magna pars del panorama bancario italiano, possano stipulare per i partecipanti in asta adeguati mutui che sono chiaramente né più né meno come gli stessi mutui che vengono erogati per il mercato libero. Questo accordo consente la partecipazione anche a quella fetta di acquirenti che fino a ieri erano rimasti esclusi, quando la normativa non consentiva questo tipo di finanziamento e quindi si doveva necessariamente ricorrere alla propria liquidità per poter acquistare un immobile all'asta. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile, vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo, chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi, diciamo, relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato che ci consente di arrivare al Red Nationem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare per essere tranquilli. Nella realtà, una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile, procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario, immediatamente dopo l'aggiudicazione il decreto di trasferimento, consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile.